soddisfattissima, contentissima, al punto che mi ha chiaramente andata, si è fatta praticamente duplicare la tesi di laurea, non semplicemente fotocopiare, perché ha voluto che fosse un lavoro chiaramente degno, insomma, no? Perché dice la fotocopia vengo male, la faccio riprodurre da una ditta specializzata e te la procuro, e poi ha detto più, ma la maggior diffusione che dai, diciamo, al mio lavoro, che io purtroppo per motivi di famiglia, no, avevo dimenticato in una scaffalatura della biblioteca casalinga, chiaramente, no, della libreria casalinga, praticamente che cosa ha fatto? Dice, sono contentissima che questo lavoro, anche a distanza di molti anni, possa essere conosciuto, possa essere avere, diciamo, un seguito, certo non commerciale, ovviamente, un seguito Certo, certo. di studio, diciamo, ecco, possa essere utilizzato, che so, da studiosi della materia, e possano leggere e approfondire quei concetti. Ma Però la cosa bella è ecco, che... dobbiamo dire, se no il regista ci rimprovera, che queste immagini che ha mandato in onda, diciamo, dell'amministrazione di domenica, subito dopo la fine del nostro programma, chiaramente ci sarà un mix. Ecco, la manifestazione è durata 5 ore circa, quindi verrà questa sera presentato, diciamo, un mix di un po' di tutto, un potpourri, come dice qualcuno, diciamo, un po' di cose. Ecco, e devo dire che, perché mi rimprovero lo stesso Filippo Rondinare, il nostro regista questa sera. Perché probabilmente ho dimenticato di dire, però l'ho scritto, Filippo, quindi non mi puoi rimproverare niente, che hai fatto un tour de force di 5 ore, e molti lo hanno notato, tra 2 turni di notte nella tua azienda, chiaramente nella tua fabbrica dove lavori, sei un operaio, ovviamente, e con questa passione per, diciamo, le riprese e video, e le fai in maniera molto bella. Tra l'altro, guarda, non perché Antonio Fiorenzo mi rimprovera quando io spendo troppe parole di vanto per te, però io tutto quello che faccio lo faccio con sincerità, tutto quello che dico lo dico con sincerità. E devo dire, ad esempio, che non in questa manifestazione, perché ancora non vedo il video, ma sarà sicuramente molto bello, ma in quella del 18 luglio, mentre io esponevo, diciamo, ho fatto quella presentazione di quella storia del campo, e lui seguiva le mie parole e tanto è vero inquadrava le slide. E quindi hai fatto un lavoro egregio, praticamente hai creato quasi un video didattico, diciamo, quello, chi lo vuole, diciamo, prendere, lo può prendere tranquillamente su YouTube, lo può magari, che so, presentare magari a una scolaresca, qualche cosa, già quello è sufficiente, però noi siamo sempre a disposizione per farlo dal vivo, dici, quindi voi magari andate su YouTube a vedere il filmato, ma poi chiamateci, perché noi veniamo sicuramente a fare non voglio dire nemmeno lezioni, delle presentazioni dal vivo, ci teniamo in modo particolare a far conoscere la storia del campo di Fraschetti. Però Certo. torniamo all'attualità, non parliamo di noi, perché sennò ci danno No, dei presupposti e non lo siamo. Filippo, vabbè, però bisogna comunque pubblicizzare, bisogna anche dire della fatica che si fa nell'organizzare queste cose. Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto il primo calendario dedicato alle fraschette, quest'anno sulla falsariga di quello sarà creato il calendario a lato in miniatura, coinvolgendo tutte quelle numerose associazioni, numerose persone che hanno aderito con entusiasmo e Certo. l'abbiamo ricollegato con l'ultimo evento alle Fraschette, no? Cioè, è stata una bella cosa, sono state fatte numerose iniziative su tutto il Anzi, territorio se siete in ascolto, preparate altre idee, che ce ne stanno ancora. La vita è breve, però, diciamo, quegli anni noi vogliamo vivere intensamente, diciamo, ecco, con iniziative, con coinvolgimento anche di altre persone, magari persone nuove, persone che fino ad oggi non si sono spese, magari perché, che so, forse volevano essere interpellate, no? Siamo diversi, no? Gli uni dagli altri, no? Cioè, magari chi ha bisogno Certo, lo di un spunto di piccolo qualcosa. spunto e parte in quarta, chi invece magari bisogna pregarlo, ma per una, magari, per una, come si diceva, non timidezza, per una riservatezza personale. Noi accettiamo tutti, siamo a disposizione di tutti per quello che possiamo contribuire, e raccogliamo le idee, quando sono interessanti, raccogliamo le idee di tutti e collaboriamo a portarle avanti. Io ecco, ti racconto, io ho fatto tardi questa sera, perché? Perché sono stato contattato da un ragazzo che conosci pure tu, e mi ha voluto proporre
un percorso storico, no? Un percorso storico. Dice, che ne pensi, Maurizio, di parlare anche di, perché noi parliamo della giornata della memoria, però non parliamo, adesso non lo dico, magari lo dirò. Io ho detto, studia qualsiasi cosa, fai una scaletta, poi ne Beh, in parliamo. Qual è questo proprio, periodo cioè, voglio dire, penso che sia la tallefoibe, praticamente, qualsiasi probabilmente. cosa, io gli ho detto, Probabilmente se è qualcosa collegato, diciamo, no, no, una cosa alla. ancora più avanti con gli Bene, anni, bene, bene, bene. più. Fatti avanti, che tu ti conosco, però lui non mi dice chi sei, quindi non sa. No, Quindi però voglio dire, fatti suscita avanti tu queste e ne iniziative, parliamo. suscitano nell'opinione pubblica dell'interesse che va anche nel proporsi per poter fare qualcosa. Allora, voglio dire, noi siamo aperti a qualsiasi idea, a qualsiasi cosa, pur di fare, cioè senza, Benissimo, non siamo no? dei conservatori, Ma non non siamo dei. dobbiamo insistere tanto su questo concetto perché chi ci conosce Ecco, lo sa che quello che è il perciò. nostro modo di ragionare. Andiamo avanti, vediamo che cosa interessa ancora la nostra popolazione, la nostra cittadinanza. C'è qualche altra Sì, c'è notizia? questa, come dicevo prima, c'è questa iniziativa, questo colloquio dei servizi civili, no? Adesso si aprirà, verranno fatti dei colloqui per quanto riguarda il servizio civile da svolgere nel territorio di Alatri. Non so se sai, la nostra amministrazione ha presentato due bandi Sì, per abbiamo quanto parlato in riguarda. televisione Ne abbiamo sia quando è parlato, uscito il bando, sia no? poi. Se ricordi, diciamo, non so se sai. E adesso verrà, per quanto riguarda il primo bando, l'armata dei ciclopi, verranno fatti i primi colloqui e Quante inizieranno. sono le? Si sa quante sono le persone che hanno chiesto di partecipare? Sinceramente, non so che sono molte, però non lo so con precisione. E da martedì 4 febbraio verranno fatti colloqui alle persone che inizieranno, ecco, leggo testualmente, che avranno i cognomi che iniziano dalla lettera A alla lettera E, poi giovedì 6 febbraio i cognomi che vanno dalla lettera F alla lettera B, martedì 11 febbraio i cognomi, i candidati, i cognomi che vanno dalla lettera Q alla lettera Z. Questi colloqui verranno svolti presso la Biblioteca Comunale, sita in Piazza Santa Maria Maggiore, e verranno fatti dalle ore 9 alle ore 13 e proseguiranno dalle ore 15 alle ore 17. Perciò tutti quei ragazzi che hanno fatto la Quindi domanda, tutti quei ragazzi sono che. parecchi perché per dividerli Sì, addirittura secondo le lettere iniziali dei cognomi, quindi sicuramente saranno tanti. sono molti. Ripeto, ecco, martedì 4 febbraio iniziano. Martedì 4 febbraio, i primi colloqui con chi ha il cognome che inizia con la lettera A fino alla lettera E. Poi giovedì 6 febbraio, lettera F, lettera P. Martedì 11 febbraio, lettera Q, lettera Z. Perciò ecco, informatevi. Comunque domani sicuramente uscirà un comunicato stampa per divulgare il più possibile questa notizia. E tutti quelli interessati parlo del primo progetto, che è quello dell'Armata dei Giovani Ciclopi, dove saranno scelti 8 volontari. Cioè, ecco, questa è un'altra possibilità che l'amministrazione Vabbè, ha voluto servizio fare. Per sociale, fortuna sì. abbiamo presentato questi due progetti, sono stati tutti e due accolti, e i ragazzi svolgeranno questo servizio per 12 mesi, con un contributo mensile di 433 euro. Ben Non mi venga. sembra poco in questo periodo, soprattutto le ore settimanali sono 30, distribuite in 6 giorni, perciò ecco, saranno impiegate nel settore diciamo, della cultura. E prossimamente verranno fatti colloqui anche per il Molto secondo bene, progetto. molto bene. Altra buona notizia. Mi hai Sì. nascosto la scaletta e tu sai che noi improvvisiamo, quindi No, beh, era diciamo, ecco, non sono le nostre conversazioni preparate, le notizie, diciamo, quelle ovviamente. Quindi queste sono le più più importanti importanti. di Va questi bene, io giorni. allora potrei concludere. Vedo un attimo, ma certi, ci sono degli argomenti sulla stampa che è meglio non trattare, bisognerebbe parlarne non per ore ma per giorni e giorni, queste tangenti, appalti, il codice non scritto della corruzione, dalle percentuali alle intercettazioni, il vademecum, questo quanto ha pubblicato il quotidiano Ciociaria oggi sul numero di ieri, di martedì 28 gennaio.
Così fa chi vuole arricchirsi ai danni della pubblica amministrazione. Gli esempi di Ceprano e Frosinone. Ceprano dove c'era coinvolto il sindaco Sorge, se non sbaglio, e Frosinone adesso è il vice sindaco, mi sembra che c'era, era, sì, è in qualche modo rimasto coinvolto. I dati dell'ultimo bilancio della Guardia Finanza, questo è un argomento che potrebbe in qualche modo riguardare la tua professione, 12 reati al giorno negli enti pubblici. Vabbè, ma questo è un argomento purtroppo che meriterebbe di essere trattato, cioè, ma è un argomento molto delicato, a lungo, quindi va in qualche modo anche studiato per essere ben compreso e poi magari dibattuto. E niente, quindi notizie, che dobbiamo dare qualche avviso di qualche cosa che deve accadere, sembra di no, almeno sulla stampa locale di oggi non ci sono eventi in corso. Ecco, credo ci sarà un periodo, forse anche a causa del freddo, no? Non so se sono già iniziati i giorni della merla, però in genere la fine di gennaio viene caratterizzata questi giorni della merla, che sono i giorni più freddi dell'anno. Una battuta simpatica, sì, su Facebook, altro che i giorni della merla, questi sono i giorni dei pinguini, ha scritto, che un freddo, posso garantire una cosa, sono stato stamattina a Roma e effettivamente, guarda, un freddo pungente, nonostante insomma oggi era pure una giornata umida, piovosa, quindi quando piove, quando c'è il coperto in genere c'è un po' di cose, però magari c'è stata un'alternanza magari di cielo sereno e cielo coperto, quindi era veramente freddo. Diciamo, speriamo non neva, quella cosa. Sì, quello poi. Siamo sicuramente più attrezzati, siamo sicuramente pronti, siamo però certo. È un fatto importante. Quello che è accaduto nel 2012 è veramente. Allora, quindi noi concludiamo il nostro programma. Come? Domenica San Biagio. E vieni a dirlo qua, Filippo. Io non, sinceramente, tu sai che io con i santi ho poca dimestichezza, chi mi conosce sa che non sono religioso, anche se a volte, no, mi vedono impegnato anche in manifestazioni che hanno un carattere religioso. No? Domenica, grazie al nostro amico, il maestro scultore Romano Orgiti, abbiamo fatto un piccolo omaggio a questa figura di Madre Mercedes e chiaramente alle sue consorelle, che sono rimaste contentissime. Vedevo queste suore che sono intervenute alla nostra manifestazione, che poi hanno espresso il desiderio di fotografare questa targa realizzata veramente in modo magistrale da Romano Orgiti. No? Per il momento è la scultura, diciamo, si può dire, non è ancora in bronzo, noi contiamo di realizzarla in bronzo, per il momento è stata realizzata in resina, ma quello che era importante era, da parte dello scultore, realizzare il calco, grazie al quale poi potrà facilmente essere. Non togliamo tutto alla trasmissione di Filippo. Non c'era il tempo necessario per realizzarla in bronzo, mancava anche qualche fondo, perché abbiamo detto prima, noi realizziamo cose che in genere non costano nulla e quel poco che costano alle nostre tasche e di qualche amico che collabora molto volentieri alle nostre iniziative. Beh, Romano Orgini è stato veramente è stato veramente bravo, sì, bravo. È stato veramente, ecco, bravo. Questa è un'altra cosa di quelle dello spunto, no? Dell'inizio. La gente infatti si lui sente, ha assistito ad altre nostre manifestazioni, precedenti manifestazioni, e si è offerto, quindi non è che c'è stato bisogno di pregarlo, perché in qualche modo noi l'abbiamo coinvolto emotivamente, quindi poi essendo un artista chiaramente gli abbiamo dato anche lo spunto, no, diciamo, quell'estro che necessariamente, no, occorre per creare delle pitture, delle sculture, come nel caso della targa dedicata a Madre Mercedes. Poi la cosa bella è che le suore sono tornate un'altra volta sia da Roma, che sono ancora più anziane, tutte. Cioè, le suore, quelle di Roma addirittura sono venute nonostante degli impegni, tant'è vero che hanno potuto presenziare soltanto una parte, mentre le loro consorelle di Veroli chiaramente sono potute restare un poco di più. Ma c'è una, anzi, io purtroppo mi scuso, chiaramente magari le suore della congregazione San Giuseppe di Veroli magari potrebbero essere anche in ascolto, io mi scuso perché non ho chiesto di una loro consorella, suor Blandin, che non può partecipare, ma ci segue, diciamo, da Veroli, diciamo, con i racconti delle sue consorelle, perché purtroppo è su una sedia a rotelle, chiaramente non può uscire dal luogo che la ospita, chiaramente. Però ecco, ho dimenticato di chiedere notizie di suor Blandin, ma approfittiamo magari se sono in ascolto per magari mandargli un saluto attraverso la nostra trasmissione, la nostra emittente.
Va bene, concludiamo perché altrimenti noi restiamo qua fino alle 10 questa sera. Il nostro regista Filippo Londinara si San lamenta. Biagio, Si lamenta. dice che c'è San Biagio. Domenica è San Biagio Frigge. Ecco, San Biagio domenica Frigge. è San, E alle ore San, 11 ci San, sarà la messa in diretta su Rai 1. San Biagio a Fiuggi, cioè, è importante allora questa cosa. Ci sarà una messa in diretta alle 11 di domenica dedicata a San Biagio, chiaramente, che viene festeggiato a Fiuggi. San Biagio e le Stuzze, c'è qualcosa, Domenica è sera quello. ci saranno E le ci saranno Stuzze. anche le Stuzze. Vedi, quindi c'era un evento da ricordare, Diretta su quindi Rai 1. diretta su Rai 1, vabbè. Dice Vi 30 diretta su permettiamo eccezionalmente, no, noi alle 11 non andiamo in onda, quindi potete tranquillamente sintonizzarvi su Rai 1 per seguire la messa dedicata a San Biagio a Fiuggi. Va bene, alla postazione Filippo, perché concludiamo ringraziando tutti i nostri telespettatori, ringraziando Maurizio Maggi per le notizie che vengono a darci, che riguardano la vita della nostra città, quello che bolle in pentola, no, le realizzazioni della nostra amministrazione, ma altre notizie importanti in questo servizio che io l'altra volta l'ho anche detto, qualcuno magari può anche dire, ma perché ospiti sempre Maurizio Maggi? Perché Maurizio Maggi è la persona disponibile e viene, anzi, no, se c'è necessità, magari viene se richiesto, ma si offre anche spontaneamente perché no, per informare i nostri cittadini, perché ritiene giustamente che la funzione di un amministratore, ma anche di un consigliere comunale d'opposizione, io dico, non è necessario che uno sia coinvolto nell'amministrazione, può tranquilla, anche un consigliere, una persona eletta dal popolo, perché i consiglieri comunali si possono ancora fregiare Per di questo fortuna. titolo, no? A differenza invece dei parlamentari, consiglieri comunali e regionali, mi sembra. Sì. I provinciali non più, perché le province. A proposito, hai saputo che hai detto che le province non verrebbero soppresse ma riciclate come sotto forma di unioni. Hai detto qualcosa a questo Io riguardo? anche le comunità montane, mi sembra una cosa Ah, del no, ecco, genere. no, bravo, Le comunità bra montane. probabilmente no, erano comunità montane, sì, hai fatto bene a correggermi, però probabilmente magari lo studio qualcosa di simile anche per le Io non province. ho più Ma parole, non cioè si sopprime poi è una parola brutta, però insomma cosa. non si riesce a trovare un Vogliamo, mediano. cioè, non si riesce a cambiare più Vediamo con niente. le nuove riforme, speriamo, ecco, Va bene, che questo ci quindi è siano. l'augurio che ci accomuna, che i tempi futuri siano migliori, diciamo, di quelli passati, Io almeno per la politica. se mi dai un minuto, ritornare a quello di prima, io vengo volentieri perché credo che il cittadino debba sapere, debba essere al corrente di tutto quello che accade, o comunque di quello che io posso dire.
ci manca, quella che cerca loro sempre ci manca. E uno, due, tre, ci siamo tutti, la siamo fatta là, e la siamo fatta là, e la siamo fatta là, da grande passi, e la siamo fatta là, da grande passi. Allora passiamo alla rastro e vediamo un po' come se la camano.
that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Un saluto affettuoso a due amici, Gianni Nara e Giorgio Frezza. Ne parlavamo poc'anzi, parlavamo delle loro condizioni di salute e di quanto in effetti, soprattutto Giorgio, per quanto riguarda la trasmissione, ci manca, diciamo, mentre per Gianni, ecco, stavamo vedendo delle splendide immagini dei suoi concerti in piazza Santa Maria Maggiore, concerti sempre seguiti da un pubblico numeroso e caloroso. E iniziamo il programma con una notizia che riguarda purtroppo dei giocattoli ritenuti pericolosi, dei prodotti nocivi per la salute, e c'è stato un blitz della Guardia di Finanza tra Fiuggi ed Alatri. Maschere di carnevale, giocattoli e prodotti dedicati ai più piccoli, ma anche oggetti per la telefonia e per i fumatori. Questo è l'ultimo importante sequestro della Guardia di Finanza della Tenenza di Fiuggi messo a frutto tra Fiuggi e Alatri. 5 persone di nazionalità cinesi e una italiana segnalati alla Camera di Commercio per aver immesso prodotti nocivi per la salute. Questi i numeri del consistente sequestro della Guardia di Finanza avvenuta sotto l'operazione denominata Chinatown. Alatri, centro di stoccaggio all'ingrosso di questi materiali, da cui poi si rifornivano punti vendita di Alatri e appunto ma anche di Fiuggi. 415.000 prodotti, pensate, 415.000 prodotti pericolosi per la salute e destinati prevalentemente ai bambini, sequestrati e tolti dal mercato. Un bilancio più che positivo dell'operazione Chinatown della Tenenza della Guardia di Finanza di Fiuggi, che ha preso avvio lo scorso fine settimana e si inserisce nel più ampio contesto di interventi a tutela della legalità e della sicurezza dei consumatori, tenuto conto della imminente immissione nel mercato di giocattoli e oggetti destinati in particolare a bambini, proprio per l'approssimarsi del carnevale. Il monitoraggio delle attività economiche presenti in provincia di Frosinone ha consentito di individuare alcuni esercizi commerciali ubicati a Fiuggi ed Alatri, presso i quali erano affluite cospicue forniture di provenienza cinese. Si legge nell'informativa della Guardia di Finanza: i controlli eseguiti all'interno di 5 esercizi commerciali ubicati nei comuni di Fiuggi e Alatri, gestiti da persone di nazionalità cinese, hanno consentito di rinvenire migliaia di prodotti privi di qualsiasi etichetta che indicasse la loro provenienza, i canali di importazione e indicazioni circa la loro composizione. Lo sviluppo dell'indagine ha consentito di ricostruire la filiera illecita attraverso l'individuazione del canale di approvvigionamento dei prodotti illeciti,
costituito da un centro di stoccaggio all'ingrosso ubicato proprio ad Alatri, dove sono stati rinvenuti grossi quantitativi di prodotti non sicuri di origine asiatica. Al termine dell'operazione di servizio sono stati sequestrati complessivamente, lo ribadiamo, oltre 415.000 prodotti privi dei requisiti di sicurezza, costituiti da articoli per fumatori, giocattoli, materiale elettrico, addobbi e maschere per il carnevale, accessori per telefonini e per abbigliamento, quindi un traffico di notevole consistenza. I responsabili delle attività economiche, 5 persone di nazionalità cinese e una di nazionalità italiana, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per aver immesso sul mercato questi prodotti ritenuti molto pericolosi per la salute dei consumatori e dovranno pagare cospicue sanzioni amministrative. Spuntano purtroppo come funghi sul territorio i negozi di merce cinese che attira tutti per il basso costo, ma spesso si può incappare e rischiare la salute con prodotti non certificati. Quando si tratta della salute dei bambini, poi non si può guardare al risparmio di qualche euro e permettendo in questa maniera, ecco, risparmiando, ma si mette a repentaglio la salute con prodotti scadenti e con materiali che in qualche occasione sono addirittura ritenuti velenosi. E vediamo anche quali sono i precedenti nella nostra provincia. Evidentemente non è questo un caso isolato. In questo ultimo anno sono stati diversi i sequestri operati dalla Guardia di Finanza. Marchi falsi e pericolosi, sequestrati anche dei cosmetici dannosi per la salute e altri prodotti destinati ai bambini. E per oltre 12.000 pezzi, anche in questo caso si trattava di numerosi pezzi, con migliaia di pezzi, per un valore commerciale di 50.000 euro. E denunciati, ecco, anche in questo caso sono stati denunciati a piede libero un 40enne del Bangladesh e una 50enne di nazionalità cinese con esercizio commerciale nel Frusinate ma residente nella Napoletana. E mi viene spontanea una battuta, perché qualche giorno fa mi sono recato a Roma e in questi giorni chiaramente di pioggia capita, magari, che so, di scendere dal treno, dall'auto, diciamo, sprovvisti di ombrello. E immediatamente, ecco, le prime gocce d'acqua, le strade vengono invase da persone chiaramente non di nazionalità italiana, spesso si riconoscono magari dal colorito della pelle, ecco, persone a volte di colore che vendono questi ombrelli. E mi chiedevo, chiedevo alla persona che era in mia compagnia, proprio per quale motivo, diciamo, questo tipo di commerci deve essere nelle mani di persone straniere, diciamo, probabilmente non posso stabilire se sono anche regolari, se hanno regolare permesso di soggiorno, oppure, che so, magari si appartengono o vengono sfruttati dalla malavita organizzata. Però ecco, questo particolare, una riflessione chiaramente probabilmente anche ingenua, mi è venuta spontanea al vedere proprio questo immediato accorrere, no, alle prime gocce di pioggia di queste persone di colore, chiaramente con questi ombrelli, non so fino a che punto venduti a buon mercato. E passiamo ad altre notizie, una notizia grave anche in questo caso, perché è morto nel sonno ad appena 45 anni un giovane padre di famiglia, un uomo di 45 anni, padre di 2 figli e nonno di un nipotino, non si è più svegliato proprio nella giornata di ieri mattina, giovedì 30 gennaio, in casa, ecco, dopo essere andato a dormire mercoledì sera, si è praticamente stato scoperto, la moglie ha scoperto al mattino, vedendo che suo marito non si svegliava, chiaramente che era morto nella notte, improvvisamente, ecco, senza dar segni chiaramente di malessere. E non, ecco, ma dopo ha chiamato immediatamente i soccorsi, la moglie, ma dopo ripetuti tentativi di rianimarlo, chiaramente hanno dovuto i soccorritori constatarne la morte, quindi sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Alatri con il maresciallo della stazione Raffaele De Somma per le indagini, e chiaramente è arrivato in sede, anche in casa, anche il medico legale. Dopo i primi esami l'esito è stato di una morte naturale, nessun giallo, ma una tragedia purtroppo che scuote la zona di Fontana Scurano e che lascia la famiglia nel dolore e nella disperazione. Ecco, lo ricordo, lo ribadisco, un uomo di 45 anni, purtroppo padre di 2 figli e nonno di un nipotino, chiaramente è morto nella giornata di
giovedì 30 gennaio in località Fontana Scurano. E passiamo a un'altra, ecco, a un altro ricordo, questa volta di un'altra persona scomparsa, una persona cara. Sto parlando di Don Pietrino, ecco, Don Pietrino di Fabio, chiaramente ricorreva nella giornata di ieri il secondo anniversario della sua morte. Don Pietrino è stato parroco di San Michele Arcangelo e rettore del santuario diocesano della Madonna della Neve, protettrice di Guercino. Nativo di Alatri, era nato Don Pietrino il 29 agosto del 1925, dopo aver svolto l'inizio del suo ministero sacerdotale nella cappellania di Sant'Emidio d'Alatri, fece il suo ingresso solenne come parroco di San Michele Arcangelo a Guercino l'11 febbraio del 1952, proprio nel giorno della festa della Madonna di Lourdes, e fin dal suo ingresso a Guercino si sentiva di essere un cittadino proprio di Guercino a tutti gli effetti. Nel 1955, a soli 3 anni dall'inizio del suo ministero, Don Pietrino spronò la popolazione di Guercino a ricostruire il santuario della Madonna della Neve, che appunto è la protettrice della città. Il santuario era stato distrutto in gran parte durante l'ultimo conflitto bellico e si era salvata soltanto l'immagine della Madonna della Neve, che per antica tradizione viene attribuita alla scuola di Giotto. Nel 1955, proprio l'11 febbraio, iniziarono i lavori di ricostruzione totale del Sacro Tempio dedicato alla Vergine, lavori eseguiti soltanto un anno, ecco, sono durati soltanto un anno. Infatti il 5 agosto del 1956, giorno della solennità della Madonna della Neve, il santuario venne riaperto, ecco, nel 1956, 5 agosto, venne riaperto al culto e alla venerazione dei fedeli. Durante gli anni di servizio pastorale di Don Pietrino, grazie sempre all'aiuto della popolazione guarcinese, non soltanto di quella, il santuario è stato abbellito e ornato sia all'esterno che all'interno. E una notizia di un nostro concittadino, Sandro Vinci, molto conosciuto, è stato anche assessore chiaramente del comune di Alatri, e Sandro Vinci è stato ospite della trasmissione di Bonolis su Canale 5. La trasmissione era Avanti un altro, e questa, diciamo, ecco, partecipazione purtroppo non ha fatto vincere al nostro concittadino Sandro Vinci il monte premi finale accumulato, però è stata una simpatica partecipazione seguita da molti nostri concittadini che hanno avuto la possibilità di vedere all'opera Sandro Vinci. Ecco, Sandro Vinci, ripeto, che è stato anche assessore del comune di Alatri con la giunta presieduta dal sindaco dottor Costantino Magliocchi. Passiamo a una notizia che riguarda i cacciatori. Il circolo Federcaccia a Monte San Gregorio di Alatri comunica a tutti i cacciatori la variante del calendario venatorio con la posticipazione della data di chiusura della caccia al 10 di febbraio. Con un decreto del Presidente della Regione Lazio è stata posticipata proprio al 10 di febbraio la chiusura della caccia alle specie colombaccio, cornacchia grigia, e gazza e ghiandaia. L'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio, limitatamente al territorio dell'ambito territoriale di caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria. Per la sola specie colombaccio l'esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, mentre, ecco, nel limite, però c'è anche un limite, quindi vedete quanto è complicata questa normativa sulla caccia. Chiaramente è molto ben conosciuto, almeno ce lo auguriamo, proprio da chi esercita questa attività. Ecco, c'è un limite stagionale di 20 giornate per questo esercizio venatorio della caccia al colombaccio. Nel periodo compreso tra il 1 e il 10 febbraio, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide e a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali. L'esercizio venatorio è consentito senza l'ausilio del cane, ecco, bene ripeterlo per chi magari non fosse un poco distratto. Ecco, l'esercizio venatorio è consentito senza l'ausilio del cane ed è consentito, tra l'altro c'è anche un orario, dalle ore 6:15 del mattino alle ore 17:30 del pomeriggio.
Nelle zone di protezione speciale la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica. Il limite di carniere giornaliero per ciascun cacciatore è stabilito nella misura di 20 capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali comunque non più di 5 capi, per la specie colombaccio. Ogni cacciatore che usufruisce della proroga della chiusura della caccia al 10 febbraio dovrà riportare a penna con inchiostro indelebile sul proprio tesserino venatorio, nella pagina dedicata al mese di febbraio 2014 e nelle colonne riservate al prelievo, le specie cornacchia della selvaggina stanziale, abbastanza complicato, scusatemi per qualche imprecisione, con le specie sono la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia, e quindi nelle colonne riservate al prelievo della selvaggina migratoria dovrà scrivere la specie colombaccio. Quindi vedete qua come a fianco a quello che è l'esercizio, diciamo, della caccia, quindi all'esercizio di questa attività, ci debba essere anche una attività chiaramente di registrazione. Ecco, ogni cacciatore è dotato di un tesserino e deve scrupolosamente scrivere sul suo tesserino appunto quella che è la selvaggina stanziale, lo ripeto, la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia, mentre viene considerata selvaggina migratoria la specie colombaccio. E va bene, quindi una notizia che sicuramente si è stata diffusa, noi abbiamo contribuito a diffonderla attraverso la nostra trasmissione, ma che sicuramente sarà molto ben conosciuta dagli appassionati di questa attività, che è la caccia, chiaramente. Quindi fino al 10 di febbraio, attenzione magari a chi si avventura nei boschi, a chi si avventura in questi posti frequentati dai cacciatori, magari a non beccare, magari a non incappare in qualche incidente di caccia, quindi fatevi magari ben riconoscere, ecco, tenetevi a debita distanza se ascoltate, se sentite qualche sparo nella boscaglia, oppure ecco, in luoghi all'aperto magari frequentati dai cacciatori. E vediamo un attimo, c'è qualche altra notizia che riguarda Alatri, una notizia che abbiamo in qualche modo già accennato l'altro giorno, quando era presente nei nostri studi il consigliere comunale Maurizio Maggi. Questa notizia riguarda la cultura, il turismo e la tecnologia. Una presentazione che è avvenuta all'interno della biblioteca di Alatri, della sala conferenze della biblioteca di Alatri. Si tratta della presentazione del progetto Acropolis. Non è usuale sentir parlare di tablet, open data, cloud all'interno di una stanza tappezzata di libri, ecco. Ma l'unione tra antico e moderno, tra tecnologia e tradizione, è proprio la cifra che contraddistingue il progetto Acropolis, presentato qualche giorno fa presso la Biblioteca Comunale di Alatri, alla presenza del sindaco Giuseppe Morin, del delegato alla cultura Carlo Fantini, del consigliere regionale Mauro Buschini e di Pietro Di Alessandri, rappresentante del CTS. Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Alatri, è stato finanziato dalla FILAS con fondi europei di sviluppo regionale relativi agli anni 2007-2013. L'obiettivo di Acropolis è incentivare lo sviluppo turistico mediante la digitalizzazione e la condivisione di dati aperti relativi ai monumenti storici e singoli beni, con la doppia finalità di acquisire importanti informazioni relative alla tipologia di utenza visitatori e di fornire servizi individualizzati ai visitatori. Ecco, si tratta di un progetto che sfrutta le più moderne tecnologie, chiaramente, ed è riservato a due categorie di persone, ecco, magari i turisti che in qualche modo attraverso la rete internet possono avvicinarsi alla nostra città, quindi possono avere il desiderio di trovare preziose informazioni per visitare la nostra città, e invece gli esperti, ecco, le persone che magari effettuano questo tipo di visite o di ricerche per motivi culturali di studio, e quindi anche a queste persone, attraverso questo progetto denominato Acropolis e finanziato dall'Unione Europea, chiaramente possono in qualche modo acquisire e raccogliere informazioni preziose per riguardanti la nostra città. E passiamo a una notizia invece che riguarda purtroppo, diciamo, l'inquinamento, ecco, questo problema che c'è nella nostra provincia. Addirittura un settimanale locale, Qui Set,
te parla di vero e proprio ambiente seppellito dai rifiuti. Corruzione e inquinamento, la questione immondizia sta travolgendo la sociaria. L'inchiesta Frosinone riguarda la mancata bonifica di Viale Lame, lo scempio della Valle del Sacco. Seppelliti da rifiuti letteralmente, politicamente a livello di scempio del territorio. Stretti nella morsa micidiale composta da corruzione e inquinamento, l'immondizia domina le cronache della provincia di Frosinone. Le inchieste si moltiplicano e i dubbi anche. Con il presente che si intreccia pericolosamente al passato, anche remoto, oltre che recente. E tutto questo fa emergere inevitabilmente una serie di mancati controlli e di coperture vere e proprie che hanno compromesso una grande parte di habitat, oltre che di credibilità. Nello scorso mese di dicembre esplosa l'inchiesta sulla vicenda Sangalli e l'ex vice sindaco di Frosinone Fulvio De Santis, oltre all'architetto Giovan Battista Ricciotti, sono stati arrestati. Enormi sono stati i riflessi giudiziari anche politici, ma poi l'attualità della cronaca ha subito un'accelerazione straordinaria. Sempre nel capoluogo, l'ecomostro di Via Le Lame è finito sotto la lente della procura. Per omessa bonifica sono stati indagati i vertici della SAF. Sostanzialmente i magistrati vogliono cercare di capire come sono stati spesi circa, ecco, prestate attenzione, ci troviamo di fronte a una cifra ingente, addirittura di 8 milioni di euro, che nel 2008 dovevano bonificare un sito nel quale sono state accumulate, pensate, addirittura 625.000 tonnellate di rifiuti. La procura ha nominato un perito ed ha effettuato dei sopralluoghi per capire anche dove è finito il percolato fuoriuscito da questa immensa discarica. Oltre a quali materiali sono stati usati per mettere in sicurezza la discarica, e se la SAF aveva potere di controllo, è evidente che la gestione era invece in capo al comune di Frosinone. Poi c'è il macigno della Valle del Sacco, un altro problema ecologico molto molto grave, con i suoi quasi 120.000 ettari ancora da bonificare e con l'ombra dell'aumento dei tumori che si staglia all'orizzonte. Il rapporto bonifiche dei siti inquinati, Chimera o realtà, rappresenta un report sullo stato di recupero ambientale della nostra provincia. Pensate, su 71 siti inquinati nel Lazio, ecco, non soltanto nella nostra provincia, ma nell'intera regione Lazio, soltanto 18 sono stati bonificati. Quindi i numeri sono veramente impressionanti. Roberto Scacchi, direttore di Lega Ambiente Lazio, ha detto: sono 88 gli scarichi industriali autorizzati, la concentrazione più alta di tutto il territorio laziale. Questi 88 scarichi industriali sversano nella Valle del Sacco 17 milioni di metri cubi di reflui industriali. Occorre inoltre adeguare quel 32% di 75 scarichi civili urbani che ancora non risulta depurato. La situazione delle discariche parla invece di 123 aree coinvolte, con meno del 50% dei piani di caratterizzazione presentati, che sono il primo passo per la bonifica. Quindi siamo ancora a livello di progettazione per la bonifica di queste, addirittura nel caso delle discariche, sono 123 le aree coinvolte. E quindi appena la metà, diciamo, presenta non un vero e proprio intervento di bonifica, ma soltanto quella che è la fase progettuale. Quindi numeri veramente da brivido, e questo ed inutile, commenta la stampa locale, girarci intorno. Si tratta veramente di un problema molto molto grave. E c'è un'altra vicenda, la vicenda dei rifiuti tossici interrati sull'intero territorio provinciale. Quel deputato del Movimento 5 Stelle, il nostro concittadino Luca Frusone, ha avuto il merito di chiedere di rendere pubblici dei verbali che risalgono addirittura al 1997, quando in sede di commissione parlamentare furono ascoltati i massimi vertici istituzionali del territorio. Tantissimi casi segnalati che spaziano dal nord al sud della provincia, e si tratta dello stesso filone riaperto dal pentito di Camorra Schiavone recentemente. Ma per 16 anni determinati allarmi lanciati in sede di commissione sono stati del tutto ignorati. I misteri si moltiplicano e la domanda, anche in questo caso, le domande sono rimaste senza risposta. Proprio sul ruolo della Camorra, sui presunti interramenti lungo la linea della TAV, sui materiali che sono stati smaltiti illecitamente. Sulla vicenda stanno indagando polizia, antimafia e Criminal Poll.
Quello che certamente emerge è che la ciociaria è stata considerata una pattumiera per rifiuti pericolosi, quindi un fatto molto, molto grave che ha compromesso gravemente la salute dei residenti, diciamo, dell'intera provincia. Ed è arrivato il momento di dire alla gente di questo territorio cosa è stato seppellito in un territorio visto evidentemente come una immensa discarica. Vedremo, ecco, appunto, quali saranno gli sviluppi anche di questa situazione, quelli evidenti come la discarica di Via Le Lame, quelli meno evidenti come questi siti molto pericolosi, questi siti di stoccaggio chiaramente molto pericolosi, ancora di, diciamo, la cui bonifica è ancora di là da venire. E un altro problema che riguarda la città di Frosinone, in questo caso, ecco, la Montilepini, è questo contenzioso che si è aperto tra la Delta Lavori, che ha portato addirittura in tribunale il comune di Frosinone chiedendo un risarcimento di 10 milioni di euro. Montilepini, grane continue, dopo lo stop di mesi e mesi al cantiere, finalmente qualche giorno fa qualcosa si era mosso con la ripresa dei lavori per la realizzazione di 3 importanti rotatori. Ecco, è abbastanza impressionante percorrere la Montilepini e trovarsi di fronte a una segnaletica che praticamente avverte sulla diciamo, costruzione di questa di una delle rotonde, chiaramente che sono previste lungo proprio il tragitto della Montilepini. Ieri sul comune si è abbattuta un'altra tegola, purtroppo sul comune di Frosinone la Delta Lavori, società appaltatrice delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza della Montilepini, ha citato in giudizio il comune di Frosinone per presunti danni pari a circa 10 milioni di euro, una cifra doppia rispetto al valore dell'appalto, perché secondo l'azienda la precedente amministrazione comunale avrebbe aggiudicato l'appalto senza prima effettuare gli espropri completi, ovvero la consegna integrale delle aree oggetto di cantiere. E questa situazione avrebbe provocato ulteriori costi a carico dell'appaltatore, facendo maturare riserve milionarie che la Delta Lavori intende recuperare a danno del comune. Dal palazzo di certo non stanno a guardare. La giunta comunale nella seduta di mercoledì ha deciso di resistere in giudizio contestando la linea della Delta Lavori, anzi portando in giudizio la stessa impresa. Quindi purtroppo sono queste notizie che non possono preoccupare, perché probabilmente questi lavori che già da diversi mesi, se non addirittura da qualche anno, che chiaramente interessano questa importante arteria, questa importante strada, la via Montelepini, diciamo importante, uno snodo viario molto importante per la città di Frosinone, e purtroppo il ritardo di questi lavori non può che aggravare la situazione. E c'è stata, ecco, una notizia che riguarda l'ASL e il nuovo manager, questa dottoressa Isabella Mastrobuono. E nella giornata di ieri, 30 gennaio, il decreto, ecco, è stato adottato il decreto da parte del presidente della giunta regionale, Nicola Zingaretti. Quindi Nicola Zingaretti ha ufficialmente indicato il nome di Isabella Mastrobuono a manager dell'ASL di Frosinone. Isabella Mastrobuono è nata a Roma il 6 dicembre del 1957, attualmente è direttore sanitario della Fondazione Policlinico Tor Vergata e per 2 anni è stata subcommissario per il piano di rientro in Molise. Sul suo nome nei giorni scorsi sono piovute polemiche perché ne è stata contestata l'inconferibilità dell'incarico in base al decreto legislativo numero 39 del 2013, ovvero, ecco, questa norma prevista dal decreto legislativo prescrive che gli incarichi nelle ASL non possono essere conferiti a coloro che nei 2 anni precedenti abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio Sanitario Regionale. La vicenda quindi è tutt'altro che conclusa, anzi forse è appena iniziata. Questa è la considerazione, diciamo, che viene, diciamo, riportata alla stampa locale, perché potrebbe un ricorso che già si preannuncia chiaramente inficiare questa nomina, quindi creare altri problemi di mancanza, diciamo, di dirigenza alla ASL Frosinone, che già ne soffre purtroppo da diversi mesi, non da diversi anni. E a questo riguardo, ecco, c'era ancora fresca la memoria per quanto riguarda la visita del ministro della salute Lorenzin, ecco, questo quanto le contestazioni che ha ricevuto anche il ministro, perché tra l'altro è stata presentata al ministro una situazione, diciamo, irreale.
Ecco, il ministro Lorenzin si è recato in visita al pronto soccorso di Frosinone, che in occasione appunto di questa visita era stato, se possiamo dire, ripulito, comunque era stato praticamente messo in condizione di figurare in un modo che abbastanza insolito, ovvero sgombro da barelle, sgombro da chiaramente sedie a rotelle lungo i corridoi, una situazione, una vera e propria bolgia infernale che invece è comune per il pronto soccorso dell'ospedale Spaziale Frosinone, al ministro è stato chiaramente nascosto. E invece è intervenuta, guardate un po', la RAI, le telecamere della RAI, come anche macchine fotografiche, insomma c'è tutta una situazione che ha documentato quella che è la realtà del pronto soccorso di Frosinone. Ieri mattina intorno alle 9.30 nel girone dantesco, così lo definisce la stampa locale, chiamato pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, a fare un blitz vero e proprio, non annunciate 4.20 come la visita del ministro Lorenzin, è stata una troupe di Rai 3. Troppo il clamore suscitato in questi mesi da non incuriosire chi di mestiere le notizie le va a cercare in ogni angolo della terra. Operatori e giornalisti accompagnati dal direttore sanitario della struttura ospedaliera, il dottor Giampiero Fabi, e dal dirigente medico responsabile del pronto soccorso, dottor Rocco Pantanella, hanno immortalato una situazione che ormai tutti conoscono bene, in prima linea, specialmente quanti sulla loro pelle vivono i disagi e le difficoltà di un quotidiano stazionamento sulle barelle nei corridoi. Ecco, questa è la realtà del pronto soccorso di Frosinone, non quella che è stata mostrata invece al ministro Lorenzin in occasione della sua visita. Ecco, la visita della troupe di Rai 3 è proseguita nel reparto di osservazione breve, dove sono allocati altri malati in cura ed in attesa di essere inviati ai reparti di competenza. Una fotografia drammatica, quella scattata anche ieri dalle telecamere di Rai 3, con tante barelle assiepate lungo i corridoi e con i malati che tra dolori e fatiche implorano una prima visita prima dell'irreparabile. In servizio c'erano i soliti due medici e sette infermieri più dotati di un portiere nazionale per parare le folate, così lascia andare il cronista del quotidiano editoriale Oggi in considerazioni scherzose per sdrammatizzare quella che invece è una situazione veramente drammatica, una situazione che praticamente esiste dall'apertura dell'ospedale Spaziani e alla quale a quanto pare nessuno è stato capace fino ad oggi di porre rimedio. Quindi una situazione preoccupante, una situazione che diciamo, ecco, la visita del Lorenzin ha lasciato, la visita del ministro Lorenzin ha lasciato tale quale, e sulla quale, ecco, non utenti, anche organizzazioni sindacali, anche personaggi politici vogliono vedere chiaro e quindi vogliono in qualche modo che si intervenga realmente, che si risolva questa problematica veramente molto ma molto grave. E possiamo, ecco, concludere il nostro programma per lasciare spazio anche altre trasmissioni, altri programmi che ci saranno subito dopo, al termine chiaramente del nostro programma La Segno Sociale, ci sarà il programma gestito dal nostro amico Luigi Miledi. Quindi ecco, mi accingo a concludere, prego intanto anche la regia di preparare la sigla di chiusura, ma non posso che non parlare, ecco, di una notizia molto importante per l'occupazione e per un'azienda, la Marangoni di Anagni, chiaramente, che da diversi mesi è interessata da una grave crisi, grave crisi aziendale. Ecco, la notizia qual è? La notizia è che 90 lavoratori della Marangoni Tire, su circa 420, potranno lasciare la fabbrica entro la fine dell'anno sulla base della mobilità volontaria. È stato stabilito infatti nel corso di una riunione tenuta tra le parti all'Unindustria di Frosinone, dove è stata esaminata la situazione dello stabilimento di località Quattro Strade, che è chiuso, ecco, dicevamo, da alcuni mesi, dal mese di settembre per la precisione, per cessata attività e come annunciato dalla proprietà subito dopo le ferie. Quindi dal mese di settembre c'è questa grave situazione e lo sbocco, quindi la soluzione, è stata trovata per appena 90 lavoratori su circa 420. Ecco, la mobilità volontaria è un'opportunità che viene data agli operai che vogliono uscire dal percorso avviato dopo la chiusura dello stabilimento. Ai lavoratori che rischiavano il licenziamento collettivo è stata concessa la cassa integrazione fino al 31 dicembre del 2014. Nel frattempo la società cerca nuovi investitori
con l'aiuto di PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, è una, evidentemente una società, è un'azienda specializzata, ecco, per risolvere le crisi aziendali. A questa società è stato dato l'incarico di Financial Advisor per affiancare la direzione delle trattative con potenziali acquirenti dello stabilimento di Anagnaco. Quindi in pratica lo stabilimento di Anagnaco è stato messo in vendita, quindi si è alla ricerca di qualcuno che possa in qualche modo rilevarlo e continuare evidentemente l'attività produttiva. Ecco, qualcosa di già sentito, di già ascoltato per altre situazioni aziendali come quella della ex Videocon Technologies, e quindi vedremo se in questo caso, ecco, si tratta di un'azienda di proporzioni inferiori alla ex Videocolor, vedremo se in questo caso magari sarà possibile trovare uno sbocco, sarà possibile trovare una soluzione. E quindi mentre appena 90 dei lavoratori attraverso la mobilità troveranno una soluzione per le loro problematiche, vedremo che fine faranno i 300 e più, 330 circa lavoratori invece che questa soluzione non possono soffrire di questa soluzione del ricorso alla mobilità. E va bene, con questo quindi io posso concludere il nostro programma, darvi appuntamento a lunedì prossimo. Ecco, stiamo cercando faticosamente di riprendere quella che è un po' la regolarità della nostra programmazione, che però, vista l'impossibilità di ricorrere ad altri amici, chiaramente possiamo garantire soltanto nelle giornate di lunedì, del lunedì, del mercoledì e del venerdì. Vi ringrazio per l'ascolto, quindi vi do appuntamento al prossimo lunedì. Grazie a tutti e arrivederci.
siamo fatta la gabbia dei pazzi, la siamo fatta la gabbia dei pazzi. Allora passiamo alla raspa, vediamo un po' come se la chiamano.